Io non amo questo uso laicità e laicismo. Il laicismo si attribuisce così, un connotato negativo, si cerca anche di sminuire il senso e la portata del riferimento alla laicità e d'altra parte io non credo che il discorso sul laicismo o sulla laicità, come io credo si debba dire, possa essere impostato soltanto in termini, come dire, oppositivi, da una parte la laicità e dall'altra le religioni. Questo è avvenuto, questo continua ad avvenire per una serie di ragioni storiche, di ragioni politiche, e tuttavia credo che il cammino della laicità sia in questi anni diventato molto più ricco e che il discorso sulla laicità abbia come suo referente non solo un eventuale suo conflitto con la religiosità, ma abbia a che fare con la democrazia e con le regole del discorso pubblico che quindi si applicano credenti, non credenti, laici, cattolici, quale che sia il tipo di distinzione che noi adoperiamo. Detto questo, per rispondere più direttamente alla domanda, io penso e che sicuramente in questi anni c'è stato un forte ritorno dell'attenzione per la religiosità, che attenzione però non vuol dire in un paese come l'Italia in particolare che questo abbia determinato anche una, come dire, una religiosità praticante, nel senso che anche le statistiche ci dicono che i cattolici praticanti non è che siano molto cresciuti in questi anni. Quindi è un fenomeno che ha una forte rilevanza sociale e che va valutato però non avendo come unico riferimento, come dire, soprattutto la religione cattolica nelle sue manifestazioni gerarchiche, e cioè la Città del Vaticano, le prese di posizione della Commissione Episcopale Italiana. E allora certamente c'è un problema di religiosità che si lega a una serie di fattori molto diversi tra loro. Se io posso fare non delle battute, ma dei riferimenti a realtà o a persone che conosco, vedo non una conversione, per carità, da parte di chi viene dal forte aggancio a quella che era la militanza comunista e non la militanza, il credere nella prospettiva che il comunismo dava, la perdita di quel riferimento, il venir meno di quell'orizzonte fa valorizzare la dimensione del sacro nella società, e cioè nel momento in cui si ritiene che siano necessari dei valori forti, la perdita di quelli fortemente secolarizzati, come erano quelli legati a un'ideologia politica, non implicano un cambiamento di campo. Ecco, i vecchi comunisti che diventano teodem, anche se qualche caso c'è stato, ma sicuramente un'attenzione molto forte, a mio giudizio eccessiva, per il sacro nella società, che è cosa diversa dal puro e semplice fenomeno religioso. Quindi noi abbiamo questo elemento, come ce ne sono altri. Io sono stato colpito dal fatto che non tanto tempo fa, un mese fa, sulla prima pagina dell'Herald Tribune c'era un'inchiesta sulla religiosità nei paesi musulmani, che partiva da un caso egiziano, nel quale si diceva che un ragazzo fidanzato da 2 anni si è visto negare la possibilità di proseguire il fidanzamento dai genitori della ragazza dicendo in questi anni non sei stato capace di trovare un lavoro stabile e quindi di avere una casa tua e dunque di garantire un avvenire alla nostra figlia. Una situazione egiziana, ma poi tutto sommato riproducibile e rinvenibile anche in Italia, ma qual era la conclusione che se ne traeva avviando quella inchiesta? In una situazione in cui una serie di riferimenti che sono il lavoro, la prospettiva, la possibilità di sposarsi, sono
azzerati in molti casi dalle dinamiche economiche, altro rifugio non c'è che quello nella religione. Come una volta c'è un titolo famoso di un libro di David Lang, Famiglia, rifugio da un mondo senza cuore, potremmo dire, senza essere blasfemi, religiosità come rifugio da un mondo che mi priva di tutte le altre opportunità. Naturalmente questo radicalizza il riferimento alla religione, che non è più parte di una personalità complessa, ma diventa l'unica forma per esprimere la propria identità. Naturalmente questo incide poi sui processi di secolarizzazione, che sembravano essere arrivati a un punto per il quale, raggiunto il quale, in definitiva la religione, non dico che venisse chiusa nell'ambito privato, ma non aveva nella sfera pubblica quel peso e quella rilevanza che aveva avuto in passato. Quindi, se posso trarre una prima e provvisoria conclusione, questo discorso sulla religiosità esige molte distinzioni, analisi. Non si può dire c'è un ritorno della religiosità. Questo sicuramente accade, ma bisogna capire perché, non ridurlo a un unico denominatore, anche per capire effettivamente quanto la religiosità può contare e fino a che punto diventa di nuovo un polo radicalmente oppositivo rispetto alla laicità. Io credo che su questo si debba riflettere, senza per questo però da parte dei laici o da parte di chi guarda questa situazione senza spinte ideologizzanti, senza che si debba concludere da parte di questi che di nuovo la laicità è puramente un valore oppositivo. I risultati che si sono raggiunti, a mio giudizio, non debbono essere abbandonati.